Siamo sempre qui con Vengodi, abbiamo fatto una carrellata su tutti i nostri ospiti, quindi avete visto come il nostro territorio è ricco di tanti elementi, ma anche di tante persone belle e operose come quelle che sono nell'oliveto, che stanno ancora cogliendo le olive grazie al collegamento che abbiamo in esterna con il nostro Roberto Francini. Però, visto che siamo in collegamento con un agriturismo nella parte di Cortona, quindi siamo nella Val di Chiana, così no? Qui abbiamo un altro agriturismo che viene dalla Val Tiberina. Val Tiberina, abbiamo fatto vedere il tartufo, perché cioè, il tartufo è vostro. Però il fatto stesso che un agriturismo oggi, come abbiamo sentito, no? Pieno di turisti, come si fa a essere così presenti? Che tu sei la figlia che è abituata a stare sì, lì. Io faccio prevalentemente il marketing. Oh, capito? In un'azienda agricola c'è anche il marketing? Se si vuole lavorare con l'estero è la prima cosa. Cioè tu hai fatto l'università? Sì, ho fatto economia, Ma pensavi di rimanere in azienda? Inizialmente no. Vedete? Poi sono tornata, ma anche perché mi sono ritrovato un capitale immenso, ma non solo economico, ma anche di cultura. E le scelte erano poche, vendi, la mia collina sono rimasti solo noi, il resto, la maggior parte, sono venduti a stranieri o persone non del luogo. O rimani e porti avanti per la quinta generazione questa tradizione, e questo è stato, insomma. Antonellina, sentire parlare una figliola così è bello, sì, sì, è bello, è bello. Perché guarda, tutti i tuoi piatti, no? Se non ci fosse qualcuno come lei che li promuove, sai, quella scatolina con si farebbero per casa, ma... Tu quanti turisti, cioè, gli turisti, tu non parli lingue, parli lingue? No, no. Tu parli l'inglese, parli per farti capire, però scommetto che ti fai capire. Sì, mi faccio capire. Perché il linguaggio della cucina... Il linguaggio della cucina è universale. Qual è il piatto che ti chiedono di più? Tagliatelle. Vai, lo sapevo. Tagliatelle col sugo, tartufo, sugo, poi... Sì, mi sughi un po' tutti, ma in prevalenza è il sugo d'ode, anatra, oca... Vitella. Quelli però gli piacciono. Sì, sì. Ascolta, e per l'incoming che voi fate, no? Sì. I turisti da dove arrivano? Più che turisti altro? Arrivano un po' dappertutto, perché io faccio un marketing diffuso, ma soprattutto Nord Europa, Germania, Danimarca, Olanda, Inghilterra, tanti americani, russi. Vieni qua, attaccati, te l'ho detto che poi... Tenete le mani qui, gli faccio per i miei ospiti, come metto il microfono mi vanno indietro. Anche i russi? Anche i russi, sì. E cos'è che vogliono? Mangiare, un bel posto. Biologico, eticamente compatibile e mangiar bene. Capite? Vogliono il nostro stile di vita che Brava. Noi abbiamo tutti i giorni, loro lo richiedono in quella settimana, 15 giorni. Io ho fatto un po' fatica inizialmente a capire che quello che noi facciamo normalmente per qualcun altro è straordinario, ma capito questa cosa diventa molto semplice. I giovani è questo, perché cioè quello che noi abbiamo sotto gli occhi non gli diamo valore. Guarda, Roberto, guarda, 60 anni, guarda anche lì, vedi che tradizione. Roberto Francini con il nostro Claudio Calloni, mi ricordi dove ti trovi? Ma sai chi è questo? Dimmi. Sì, 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 tu? Questo è il padrone no, di casa, no? Perché siamo... Qui c'è Lapo, guarda, c'è Lapo Salvadori, gli faccio dire a lui dove siamo, questo è il casale della torre, un agriturismo. Sì, siamo qui a 900 metri dal centro storico di Cortona, abbiamo un'azienda olivicola e viticola. Però la cosa più importante, io qua vedo dei personaggi, non è che vengono a zappare questi. No, qui, abbiamo una agriturismo. Cioè hai avuto dei personaggi, degli ospiti, poi c'hai dei segreti tu che ci vuoi raccontare, sotto il sole della Toscana. Sì, siamo stati partecipi sia come persona io sia come il personaggio del film e sia anche come azienda che ha preparato gli attrezzi, le pecore, gli animali per girare questo film sotto il sole della Toscana, che sta portando un buon successo a Cortona, insomma, ecco. Ma io qua vedo che sono venuti a trovarti dei personaggi internazionali. Sì, abbiamo attori, cantanti, John Damon, pallavolisti della voce bianca, Daniel Davis, abbiamo Jean Corigliano che ha vinto con la sua musica la colonna sonora. C'è una cosa che ci lega, ai giorni proprio che stiamo vivendo, a queste nottate. Sì. Qui c'è un saluto di Hillary Clinton. Di Hillary Clinton, proprio, sì, abbiamo avuto anche ospite il suo avvocato, l'avvocato di Obama anche.
quindi siamo in casa democratica, via, sì, ho capito, sì. va bene, poi con una Ilaria in casa, sì, con Ilaria, sei soddisfatto di quello che sta facendo, sì, Ilaria? Sì, anche se ho dovuto riprendere l'attività al 100% perché stando con lei ho dovuto riprendere tutto il lavoro a pieno ritmo, invece di andare in pensione ho dovuto ricominciare. Ma sei un ragazzo, ha compiuto, sì, 62, sì, anni, ma, dai, ma io mi sento giovane, mi piace questo mio lavoro e saluti tante soddisfazioni, saluti a tutti, quindi, e siamo contenti, insomma, ecco, tanti saluti anche da noi. Vai, ci ricordiamo, mamma mia che bellezza, ma vedete, io nel vedere queste cose, no, come ha detto appunto la nostra Ilaria, se non erro, no, Ilaria, Giada, perdonami, cioè, vogliono il nostro stile di vita, io vedere quelle cose lì, le vedevo da bambina e non gli davo valore, adesso le persone vogliono quelle, cioè, ma ti rendi conto l'avvocato della Clinton, quel di Obama? È incredibile, in effetti. Anche voi al Parco delle Foreste Casentinese vi arriva questi personaggi? Ancora forse no. Come no? In incognito possono anche venire. Sicuramente. Però. Perché un altro gioiello del Parco delle Foreste Casentinese, ve lo ripresento, Carlo Lovari, che è uno dei funzionari, voglio dire, è anche quello del patrimonio che uno ha e anche di progetti. No? Quindi un altro progetto è quello del lupo e del... E della tutela degli allevamenti. Oh, perché... guarda, anche a te, attacca le manine qui. Così. Mamma mia, che fatica. Va bene. Quindi che sei anche più basso. Tu hai tirato fuori un dualismo che è abbastanza importante, nel senso che da un lato il lupo è un elemento naturalistico importante, fondamentale nell'innalzare il livello della biodiversità del parco, da un altro è fonte di conflitti con certe attività dell'uomo. Certo, perché le pecore, esatto, gli animali, perché si lamentano, però, sta gente. Sì, ora quello è anche magari a volte un'abitudine, quella di lamentarsi. Però bisogna sfatare anche un mito. Noi, dal punto di vista del conflitto con gli allevatori, espresso in termini di danni che paghiamo per il ruolo della predazione, per il ruolo che il lupo fa nella predazione del bestiame domestico, sì, mediamente negli ultimi 5-6 anni l'importo medio è intorno a 1.000-1.100 euro, che è una sciocchezza in confronto a quello che viene pagato in altri parchi nazionali. Qui un po' sicuramente anche perché l'attività di allevamento è andata a diminuire, non certo per colpa del lupo. Lupo. Sarebbe assurdo. Esatto. Ecco. Però con questo noi, oltre che a sviluppare un buon sistema di indennizi, perché paghiamo sempre i danni in termini anche ragionevolmente brevi, sì, però siamo coscienti che l'allevatore che alleva o le mucche o le pecore che siano, vuol portare in fondo il suo lavoro, cioè vuol vendere il suo prodotto, non necessariamente si accontenta dell'indennizzo che il parco o un altro ente può rilasciargli. Quindi abbiamo sviluppato un progetto che è quello di fornire cani da guardiania agli allevatori, lo segue la mia collega, la medica. Perché i cani non c'erano più nei greggi? Sicuramente ci servono dei cani addestrati appositamente che sanno poi svolgere bene il loro lavoro nel caso si presenti. Quindi questo è un altro progetto di fornire questi cani. Esatto. Che grazia saranno questi cani? Ah, questo lo dovresti chiedere alla mia collega, la veterinaria. Brutta cosa Cappai, che non lo sai, però i cani quando sono addestrati, insomma, esatto, poi fanno, non è importante la razza. Non è importante. Purché siano addestrati bene e sappiano cosa devono fare. Cos'è questo? Questo è quello che ne parliamo dopo. Sì, come si chiama questo animaletto? È un picchio nero. Picchio nero, vai. Dopo se ne parla del picchio nero, perché mi ha incuriosito sto picchio nero. Dal picchio nero, va dalle borse, guarda un attimo, poi dopo ti faccio. Perché giustamente l'accessorio è una cosa importantissima, ma non so, anche per gli uomini voi fate borse oppure sì, no? Sì, assolutamente. Giordano, frangipane. Sì, facciamo borse da uomo, sì, viaggio, lavoro, assolutamente. Sì, è un concetto diverso di borsa, per l'uomo riguarda più il mondo del lavoro, per la donna invece è un oggetto per la sera, per il lavoro. Però ecco, il fatto stesso dell'azienda che, ribadisco, gli stranieri amano tanto la borsa, va di pari passo con la moda degli abiti, la borsa. Ecco, voi come vi muovete? Perché ogni 6 mesi dovete rifare anche voi il campionario. Dobbiamo rifare le collezioni, ma questi risultati qui si arriva con un frutto di una ricerca dove andiamo a visitare tanti mercati in giro per il mondo, riviste storiche. Voi fate fiere fuori? Facciamo fiere in Germania. La MIPEL, per esempio, la più importante a Milano, due eventi l'anno per l'estivo e per l'invernale, dove lì presentiamo le nostre collezioni che sono fatte circa di una
60, 70 modelli a stagione, quindi insomma una cosa abbastanza impegnativa. Cioè, ma dove si trova, cioè, nel senso, abbiamo parlato, grande gruppo, però sì, l'ispirazione nel senso, cioè si va a ripescare, perché si dice che non c'è più nulla da inventare, no? Sì, questo è vero, però ci sono delle rivisitazioni, tieni, diciamo, no? Quindi, per favore, sì, per vedere anche come va, dai, prego. Ci sono delle rivisitazioni, praticamente si fa una ricerca, come ti dicevo prima, nei mercatini, guardiamo riviste storiche, andiamo a vedere a secondo che anni vogliamo andare a riproporre, andiamo a vedere in quell'epoca lì che tipo di prodotto andava bene. Qui poi non c'è comunque il portacellulare, però no, in questo oggetto qui no, dico però perché, noi, ecco, di solito facciamo su altre borse più da lavoro, diciamo, mettiamo un portacellulare. Però ecco, che cos'è importante poi quando uno fa una voi avete anche tanti rivenditori all'estero, no? Sì, sì, ecco, abbastanza. Cos'è importante? Qual è cosa chiedono all'estero? Qui assolutamente, che ne so, i turismi e lo stile di vita, quello che noi facciamo tutti i giorni per loro è... Paga comunque sempre l'eccellenza, quindi la qualità del prodotto, la pelle assolutamente, che è una tradizione assolutamente toscana, sì, perché nasce tutto nella zona in Toscana, nella zona di, sì, di Firenze, e assolutamente quello che la gente cerca, l'artigianalità, ma anche soprattutto l'immagine, un prodotto che abbia un bel basta aspetto che abbinato, italiano, che basta sia che fatto sia italiano, bene, sì, eh? Sì. Abbiamo una grande fortuna in Italia, assolutamente. No, noi facciamo un programma anche di Bengodi perché ce ne dovremmo rendere conto, noi a volte non ne siamo consapevoli, ma effettivamente è proprio perché, un tutt'uno che ci... viviamo in un territorio bellissimo e anche frutto di ispirazione. Ah, no? Sì, sì, il bello salverà il mondo, qualcuno l'ha detto. E quindi, dopo arrivo dal nostro ospite qua, però guarda che bella bandiera col diretti, queste persone seduti davanti all'uscio. Roberto, questa è un'immagine, guarda, sei bellissimo, siete bellissimi. Ma... Sì. Vabbè, siamo. Guarda lì. Ilaria mi stava raccontando che quando gli stranieri se ne vanno e portano via l'olio, dice, ma lo sapete che in America l'olio extravergine si vende in farmacia? Ma è vero? Praticamente quasi in farmacia, e quando gli dici quanto costa ad esempio la lattina, che è una delle cose più carine perché la possono mettere in valigia senza nessun problema, loro mi dicono, ma Ilaria, ma poco così? E io gli dico, questo è il prezzo in Italia purtroppo, dico, dice, ma è poco, devi farlo di più perché siete bravi. Dico, lo so, dico, però per ora in Italia funziona così. Però siamo contenti. Questa è un'altra cosa, questo è un altro prodotto, è il contagocce del Vinsanto. Questo lo chiamiamo solo contagocce. Va Susanna, mandato... non devi chiedere il Vinsanto all'Apo perché non te lo dà praticamente. Questa no, è la quantità massima che ha. Come non me lo dà il Vinsanto? Ha vinto l'Apo? Un premio, insomma, è chiaro che è preziosissimo. Non glielo dà il Vinsanto, nascondilo il Vinsanto. Lo nasconde, ma che... Susanna, lo nasconde. Bene, mi fa piacere, mi fa piacere. E questo invece è il vostro vino. Sì, è il nostro vino che appassiona gli americani, che appassiona, sì, gli americani, perché sono, mi vedono anche lavorarlo, mi vedono pigiare l'uva con i piedi, con le mani, con la macchinetta manuale, con il premitoio che si stringe a mano, no? e quindi bevono l'emozione, bevono l'emozione, quindi per loro è una cosa che non ci credevano, che il vino veniva fatto con questi metodi. Lo so che non leggete la scritta, ma c'è scritto imbottigliato solo per gli amici, quindi uno viene qua, bellissima, se lo beve, questa cosa, e lo trasporta dentro di sé. Sì. Allora ritorno dopo, siete bellissimi, guarda, okay, diglielo anche all'Ilaria, cioè, siete una fotografia, certo, unica, siete una fotografia unica. Grazie. Poi, cioè, sprizzi, guarda, devo dire, sprizzi proprio la salute da tutti i pori, come diceva una volta la mia nonna. Perché quello, Marco, è quello che si trova nelle nostre campagne. E guardate che, cioè, quelle fotografie lì, c'è qualcuno che se le porta dietro a casa, che sia dall'altra parte del mondo, perché dall'altra parte non le vedono. E questa è la nostra italianità, non c'è niente da fare. Direttore Marco, yes, Dalla Ragione, io a differenza di Alex non faccio mai dire il nome, faccio il fogliettino, ho il fogliettino qui pronto, di modo che leggo. Abbiamo parlato Caffè River, progetti che riguardano l'Africa e anche l'altra parte da dove arriva il vostro caffè. Guardate, questo va tutto tostato, eh? Assolutamente. Perché certo, che cos'è che ci ha fatto grandi nel mondo a noi? Mica perché questa arriva da altre parti, è la tostatura? Beh, no, ci ha fatto grandi l'espresso soprattutto. Ah, caffè, sì? Espresso, sì, invenzione italiana. Quella va bene, però anche la tostatura è importante, la miscele, sì, per ma le altri aziende. L'hanno fatto, no, hanno, cioè, non siamo l'unico popolo che ha tostato, no, il caffè, anche uno, siamo stati forse tra i primi ad aver avuto caffetterie, effettivamente, dopo quelle che erano nel mondo arabo.
però quello che ci ha fatto veramente impattare L'espresso. Sul mondo espresso. Sì. Questo per dire che anche un prodotto che arriva da altre parti, noi abbiamo fatto un qualcosa di unico, no? Mm-hmm. E le grandi aziende, perché questo prodotto poi venga fatto bene, perché poi io bevo il caffè, voi investite molto anche sulla formazione. Assolutamente vero, perché appunto parlando di lavorare a un livello internazionale, chiaramente si deve, sì, okay. si deve dare molto di più che non sia il semplice caffè, e la formazione è assolutamente critica. E voi come noi, azienda, vi muovete, perché voi siete in Danimarca, presenti? Esattamente, noi abbiamo creato un network di centri di formazione, uno ad Arezzo, uno a Copenaghen in Danimarca e uno a Cluj in Romania. Quindi praticamente offrono, sono questi i vostri poli, vero? Esattamente, che offrono gli stessi corsi, ovviamente tradotti, ma la particolarità di questi corsi è che si basano su un criterio scientifico. Noi abbiamo visitato parchi scientifici, il Deutsches Museum a Monaco, il Museo della Tecnica a Vienna e così via, per trovare un tipo di comunicazione, diciamo, di un metodo didattico che ci permettesse di fornire non soltanto semplici indicazioni, bensì le spiegazioni che stanno sottostanti al, come dire, all'operatività semplice. Senti, ma com'è che in questo che qui abbiamo la pieve, abbiamo il... Ma sì, abbiamo preso di ogni, in questa brochure abbiamo preso di ogni città dove siamo, come dire, un tratto caratterizzante. Se vai a Cluj, la piazza Uniri. Però è vero che si vende anche un territorio quando ci si, cioè nel senso un qualcosa. Sì, l'italianità conta molto, soprattutto per quanto è legato all'espresso, ma non è sufficiente, ci vuole molto di più. Quindi tu pensi che io quando vado, devo dire, tutti consumiamo caffè e di solito siamo abitudinari perché vogliamo trovare anche la qualità, no? C'è una qualità buona nell'espresso anche nel nostro territorio, o ci sarebbe bisogno ancora di molta più formazione? No, diciamo che i torrefattori fanno la sua parte e devo dire che in Toscana la qualità è mediamente molto elevata. Chi è questo? Ma guarda. Giovanotti, sì. Giovanotti, sì, è vero, lo vedevo un po' schiacciato, non capivo bene. E lui che fa, sta prendendo il vostro caffè? Sì, casualmente, abbiamo visto giorni fa su Facebook la postata e ovviamente l'abbiamo condivisa. Cavolo, pubblicità 360 gradi. Fa piacere, è un personaggio molto simpatico, effettivamente. No, assolutamente, anzi lo saluto. Stavo dicendo, quindi la formazione è importante se non altro per la trasformazione dopo di noi, perché noi lo sostiamo con tutta la accuratezza possibile, ma dopo deve essere trasformato per fare una tazzina di caffè, e lì la formazione è estremamente importante. Quindi una formazione buona in quanto tempo si può avere? Perché non so, un bar deve anche puntare. Noi facciamo dei corsi di formazione estremamente compressi, quindi diciamo che in due giornate riusciamo a dargli una base abbastanza importante. Perché anche con un euro, anche se costa un euro, però insomma uno gli piace bere un qualcosa di quasi perfetto. Assolutamente, quasi, ognuno il proprio euro vuole ottenere il massimo. Io ultimamente ho scoperto, guarda, il caffè al vetro, cioè sembra una vita, ti ho scoperto qualcosa, e fa la differenza, è un altro modo di bere il caffè che è più godereccio, non c'è niente per quanto mi riguarda, no? Però il caffè è un rito, segno di amicizia, di convivialità, perché dice pausa, il caffè vuol dire tanto. Allora, andiamo in pausa perché tra poco ritorneremo, mi raccomando, con Ben Godi.